Per promuovere l'innovazione tecnologica a favore delle attività agricole, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino ha sostenuto economicamente la realizzazione e la gestione del progetto Agricoltura 4.0. Un'iniziativa che si propone di mettere al servizio delle aziende agricole gli strumenti dell'innovazione tecnologica, in particolare diffondere una sensoristica in grado di raccogliere dati quali temperatura, umidità, intensità del vento e rimandarli ad una rete cloud accessibile all'azienda e ai tecnici della Coldiretti di Torino, in modo da leggere e rielaborare i dati in funzione delle proprie esigenze aziendali. La Camera di Commercio ha da qualche anno tra i suoi compiti specifici anche l'occuparsi di avvicinare al digitale le piccole e le medie imprese. E noi su questo tema ci siamo concentrati nello scorso triennio con un progetto specifico che abbiamo rilanciato quest'anno nel 2020 per un altro triennio, quindi per complessivamente in 6 anni abbiamo dei fondi dedicati proprio per questo scopo. Sono dei progetti sviluppati assieme alle associazioni di categoria che hanno come obiettivo di dimostrare e di far vedere, toccare con mano che il digitale cambierà la vita anche a tanti altri settori produttivi e non soltanto al manifatturiero tradizionale. Per questo abbiamo assieme a Coldiretti lanciato il progetto di cui si parla oggi proprio per avvicinare alle nuove tecnologie attraverso appunto in questo caso la sensoristica avanzata le piccole imprese del settore agricoltura. È stato possibile disseminare sensori nei campi e non solo gli agricoltori che li hanno avuti hanno potuto toccare con mano i benefici, ma anche altri potranno andarli a vedere, andare a capire e soprattutto comprendere la gran massa di dati che questi sensori generano e attraverso l'aiuto appunto dell'associazione di categoria comprenderne l'utilizzo e comprendere le conseguenze che avranno nella gestione migliore dell'agricoltura. L'agricoltura da anni sta vivendo una profonda trasformazione proprio all'interno del modo di gestire le aziende. I dati di Camera di Commercio ci dicono che l'agricoltura del territorio della provincia di Torino negli ultimi 3 anni ha visto una presenza di giovani che è andata ad aumentare con una media del 17% ogni anno. Quindi questo vuol dire che le aziende agricole del territorio stanno cambiando faccia, stanno cambiando modalità di approccio rispetto alle questioni aziendali e l'idea con Camera di Commercio, il Politecnico di Torino, di poter fare della sperimentazione tecnologica e di innovazione all'interno delle aziende parte proprio da queste considerazioni. Quindi il progetto con Camera di Commercio ha visto l'individuazione di 10 aziende agricole su tutta la provincia di Torino, dei settori più diversi abbiamo cercato di includere tutti, anche dal florovivaismo alla zootecnia, alla cerealicoltura, alla frutta, alla verdura e che coprissero tutto il territorio. Per il progetto sono state selezionate 10 aziende agricole così suddivise. 3 aziende vitivinicole con sede rispettivamente a Barone Canavese, Giaglione e San Giorgio Canavese. 2 aziende frutticole con sede rispettivamente a Pecetto Torinese e Scalenghe. 2 aziende orticole con sede a Trofarello e Vigone. Un'azienda florivivaistica con sede a Verrua Savoia. Un'azienda cerealicola con sede a San Sebastiano Po. E un'azienda multifunzionale con sede a Borgiallo. Noi tramite il computer possiamo verificare i dati molto velocemente e saperci regolare sulle potature perché possiamo verificare da un anno all'altro quando arrivano il freddo, quando arrivano le piogge e per la potatura dei piccoli frutti questo è molto importante. Nella coltivazione delle rose è fondamentale conoscere i parametri di umidità del terreno e della foglia, perché siccome le rose sono molto sensibili ad alcune avversità che sono legate alle temperature e all'umidità che si genera sulla pianta, questo ci consente di controllare molto meglio la coltura. Ci permette di monitorare le condizioni climatiche qua nella zona e ci permette così di poter dare alle piante cosa gli manca, ad esempio la pioggia se dovesse mancare dell'acqua. E poi serve anche per i trattamenti fitosanitari, questo ci permette di poter trattare con solo veramente all'occorrenza e con la minor quantità di prodotti chimici.
Il sistema di sensori è stato curato dal Politecnico di Torino, in particolare dal Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni, laboratorio XM Labs, coordinato dal professor Trinchero, che da anni conduce sperimentazioni in territorio rurale per la realizzazione di reti di raccolta dati agrometeorologici che non dipendono dalle normali reti telefoniche e che quindi permettono di superare i problemi dovuti alla carenza di infrastrutture e la mancanza di ricezione di segnale telefonico e di internet. Problematica che interessa ancora diverse aree regionali, principalmente zone rurali, che vanno dalla pianura alla montagna. Questo progetto, in collaborazione tra il Politecnico di Torino e nello specifico il Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni, nasce per supportare la tecnologia all'interno della campagna e soprattutto per abbattere quello che è il digital divide all'interno della campagna. Questo perché durante i nostri step iniziali ci siamo resi conto che uno dei grandi problemi tecnologici oggi non è soltanto portare la tecnologia ma anche farla comprendere. Quindi questo progetto mira proprio a formare gli agricoltori di domani ma anche quelli di oggi per permettere loro di utilizzare la tecnologia al meglio. Abbiamo quindi sviluppato questi sensori che sono di semplicissima installazione, la cui durata, per mezzo di due semplici batterie a stilo, permette l'operatività all'interno del vigneto o comunque di qualsiasi campo agricolo per 3 anni. La piattaforma è una piattaforma web, nasce per accogliere i dati di tutti questi sensori e per mostrarli poi agli agricoltori e per renderli fruibili nella maniera più semplice possibile. Questi dati vengono memorizzati e saranno resi disponibili come storico affinché anche nei futuri anni si possano utilizzare come base di partenza per magari migliorare l'esperienza di coltivazione in campagna. I sensori sono di tipo classico ma possono essere assemblati in stazioni completamente personalizzate, quindi si va dalla più classica temperatura e umidità dell'aria fino a delle speciali foglie in grado di fornire la quantità di bagnatura fogliare istante per istante sia sul lato che sull'altro lato della foglia. Per le due aziende orticole e l'azienda florovivaistica è stato installato un prototipo composto da un sensore di bagnatura fogliare, un sensore di temperatura e umidità dell'aria, un pluviometro ed un anemometro. È utile perché oltre a fornirmi i dati classici della capannina meteorologica, quindi la temperatura, l'umidità atmosferica e i millimetri insomma, di pioggia che cadono, ci serve perché noi, riuscendo a capire la bagnatura della foglia in relazione alla temperatura, siamo in grado di prevenire in qualche modo lo sviluppo delle malattie fungine. E specialmente nel mio settore biologico questo è molto importante, perché se riesco a capire in anticipo lo sviluppo di una malattia, io avendo solo possibilità di lotta preventiva posso intervenire per tempo. Ci permette di poter avere dei dati a noi molto preziosi per la coltivazione dell'erbaluce, e tutto questo si aggiunge a una coltivazione sempre più green con questi dati. La centralina ci consente di misurare tutti i fattori ambientali che influiscono sia positivamente che negativamente sulla produzione cerealicola. Noi l'abbiamo utilizzata sul grano perché noi facciamo parte della filiera della collina chivassese e l'abbiamo utilizzata perché negli anni abbiamo avuto una fluttuazione enorme delle caratteristiche del prodotto a parità di metodo di coltivazione. Un altro utilizzo che sarebbe molto utile della macchina sarebbe per stabilire quanta acqua meteorica abbiamo sul terreno e quindi per fare un bilancio idrico accurato in caso di possibilità fare delle irrigazioni di emergenza sia su frumento che delle irrigazioni su mais. Nei prossimi mesi sarà importante verificare l'effettivo aiuto fornito dai prototipi alle aziende e capire in che modo i dati raccolti hanno influenzato e modificato la gestione aziendale per ciò che riguarda le irrigazioni ed i trattamenti antiparassitari. Visto l'accoglienza positiva che ha avuto questo progetto, perché sono state molte più
le aziende che hanno chiesto di aderire al progetto rispetto a quelli che erano i posti disponibili, crediamo che possa essere un buon trampolino di lancio per indicarci di investire nuovamente in innovazione in agricoltura, creare nuovi progetti che possono essere o l'estensione del progetto appena fatto oppure l'implementazione di alcuni aspetti interessanti che sono venuti fuori analizzando i dati e quindi continuare a lavorare nei confronti dell'investimento nell'innovazione dell'azienda agricola. Diciamo che ci sono tutti gli elementi che possono essere interessanti per poter lanciare davvero le aziende agricole anche del torinese in un approccio con l'agricoltura che possa vedere una buona convivenza con il digitale e non avendo più il problema del limite infrastrutturale che era quello che oggi rendeva più difficile l'applicazione delle nuove tecnologie. Una tecnologia senza limiti e senza confini. Lo scopo della piattaforma è la condivisione e la diffusione della conoscenza agrometeorologica, un sistema che porta diversi vantaggi. È accessibile. È innovativa. Precisa. È smart. È utile. È intelligente.